Bene, auguri e bocca al lupo a tutti. Grazie. È stato siglato in via Berta Isernia l'accordo tra ANAS e provincia per la riapertura del viadotto Sente. L'infrastruttura, chiusa ormai da 2 anni, collegava Agnone con numerosi paesi d'Abruzzo ed era quotidianamente utilizzata da centinaia di persone per motivi sanitari, di studio e di lavoro. Oggi firmiamo una convenzione tra ANAS e la provincia di Isernia riguardante le attività progettuali volte alla riapertura del viadotto Sente Longo. State analizzando inizialmente il pilone traslato oppure, diciamo, l'accordo riguarderà tutta l'infrastruttura? La progettazione riguarda il viadotto nella sua interezza, vista la sua importanza e appunto la sua strategicità all'interno del territorio molisano. ANAS prenderà in carico tutto il viadotto? ANAS per il momento con questa convenzione si fa carico di tutte le attività progettuali. Una volta completato il progetto e valutati gli interventi da farsi, valuteremo con la provincia con quale modalità procedere per avviare i lavori di riapertura dell'opera. In termini economici, di cosa parliamo? Certamente il 1,6 milioni è un tetto massimo delle attività di prove, indagini e di progettazione, quindi è una somma che viene stanziata per queste attività. Poi per la parte lavori ovviamente dipenderà dall'importo che scaturirà dal progetto. Tempistica per la riapertura, ingegnere? Per ora posso dare le tempistiche di completamento del progetto che abbiamo fissato in convenzione in 10 mesi. Sulla base del progetto valuteremo i tempi anche di esecuzione dei lavori. Oggi è stato compiuto un primo step. Successivamente si lavorerà per affidare all'ANAS l'intera infrastruttura. Per la sua messa in sicurezza occorrono ben 24 milioni di euro. Ma oggi è uno step importante sicuramente, perché noi andiamo a sottoscrivere una convenzione che consentirà alla provincia di avere nell'arco di 10 mesi una progettazione esecutiva da porre a base di gara. Soprattutto avviamo una collaborazione importante con ANAS, che vuole andare nella direzione di un passaggio ad ANAS del viadotto Sente, ma soprattutto di un reperimento delle necessarie risorse per eseguire i lavori. ANAS ha stimato 24 milioni di euro per eseguire i lavori di messa in sicurezza dell'intero viadotto Sente. Io sono convinto che, come nei mesi scorsi c'è stata una collaborazione a livello istituzionale e politico da parte di tutte le autorità che in qualche modo hanno competenza in materia, da parte di tutti i gruppi politici della nostra regione, nello stesso modo ci sarà una forte collaborazione, un forte impegno corale per raggiungere questo risultato. Presidente, quando la prima auto transiterà di nuovo sul Sente? Questa è la domanda che tutti, in particolare tutti i cittadini, si stanno facendo. Purtroppo è una domanda a cui oggi non siamo in grado di dare una risposta. È chiaro, io oltre a lavorare insieme a tutti i soggetti che in qualche modo possono avere voce in capitolo per recuperare e reperire le necessarie risorse, cercherò anche di verificare se in fase di progettazione si possa prevedere di pari passo con i lavori una graduale riapertura in condizioni di sicurezza.